Sabato 24 aprile 2021, nello spazio espositivo San Marco di via San Zanobi a Firenze, è in corso l'apertura al pubblico di una mostra omaggio a Dante Alighieri nel 700° della sua scomparsa. Era un omaggio dovuto, se ne sono tributate altre centinaia in tutta la città di Firenze, ovviamente non solo, anche nelle altre città dantesche come Ravenna, come il Casentino e tanti altri luoghi che ormai sono diffusamente promossi sui mezzi di comunicazione. Lucia Raveggi, presidente dell'Associazione Toscana Cultura, ovviamente non poteva non ricordarsi e non celebrare questo anniversario con una mostra, selezionando circa 30 artisti, ognuno dei quali ha tributato un omaggio di contenuti molto diversi gli uno dagli altri, che si è ispirato a personaggi dell'inferno, altri del paradiso, altri del purgatorio. Artisti astratti invece hanno voluto cogliere il senso integrale dei tre canti della Divina Commedia. Ma lascio la parola a Lucia Raveggi che vi presenterà la mostra, invitandovi ovviamente a venire a visitarla e ricordandovi che ogni giorno sarà qua ad attendervi la dottoressa Erika Bresci. Una bella riapertura, questa mostra omaggio a Dante Alighieri, come ha detto Fabrizio, una grande partecipazione, anche se i momenti non sono quelli più adatti, però comunque abbiamo avuto molto entusiasmo nelle persone. Beh, le prossime mostre come Associazione Toscana Cultura, invitando tutti i soci e tutti i nostri soci, saranno a Scarperia dal 15 al 30 di maggio, poi ci sarà una mostra a Pietrasanta nel mese di agosto, quindi chi vuole prenotare può chiamare tutti i giorni la sede di Toscana Cultura dalle 9 alle 12 allo 055 933 6468. E ci sono degli artisti che all'ultimo momento hanno dovuto dare forfè per vari motivi e quindi ho io il compito di ricordarli, anzi di ricordare le opere con cui partecipano a questa collettiva. Vorrei partire dalle 10 sculture di Andrea Tirinnanzi, che oggi aveva un impegno nel suo spazio espositivo al Ponte alla Vittoria, però ci sono qua le immagini di Dante Alighieri, ovviamente, e di Benigni, che ne è uno degli interpreti principali in questo inizio di anni 2000. E alle mie spalle c'è un'opera di Anna Di Volo, artista che i nostri telespettatori ben conoscono. Anna ha avuto una piccola indisposizione, anche se ora sta benissimo, e la salutiamo. Pur abitando e avendo l'atelier qui vicino allo spazio espositivo, non ci ha potuto raggiungere, però sottolineiamo con piacere la sua presenza e ricordiamo che fra pochi giorni riaprirà il Gran Caffè San Marco, nella qui vicina Piazza San Marco, dove potrete ammirare una sua mostra personale con la quale il prestigioso e antico Caffè Fiorentino riaprirà i battenti. Accanto all'opera che vedete alle mie spalle di Anna Di Volo, due opere dell'artista senese Vittoria Marziari, anche questa un'artista conosciutissima dai nostri telespettatori, non ha potuto lasciare Siena all'ultimo momento per raggiungerci, però gli avevamo promesso che avremmo presentato ai telespettatori le opere che avrebbe dovuto lei stessa presentare. Questa è un'opera ispirata al Purgatorio, al decimo canto del Purgatorio, e fra pochi minuti lascerò il microfono a Alessandro Canonaci che l'interpreterà questi versi per i nostri telespettatori. E sotto un'altra opera di Vittoria, che vi ricordo è senese, anche se non è nata a Siena, ma a Siena ha trascorso tutta la sua vita, praticamente la parte più formativa della sua vita. Si è diplomata all'Istituto d'Arte Duccio di Buoninsegna, è stata per tanti anni insegnante, ha lavorato il RACU e poi è passata al bronzo e ha connotato le sue opere con un'intensa spiritualità che le deriva anche da un impegno spirituale, appunto, ininterrotto lungo tutta la sua ormai lunghissima carriera. Opere sue si trovano in Germania, a Madrid, a Parigi, a Varsavia e nella città del Vaticano, oltre che a New York. Ha realizzato per la sua città d'adozione il Masgalano e vi ricordo che recentemente ha incastonato all'interno del cimitero monumentale della Misericordia un Cristo morente.
E come è ormai tradizione di questo spazio espositivo, in occasione dell'apertura al pubblico delle mostre, e quindi anche di questa, non fa mai mancare il suo contributo critico il dottor Jacopo Chiostri, contributo che spesso poi si prolunga anche all'interno della mensile d'attualità La Toscana Nuova, perché molti degli artisti che partecipano anche alle mostre collettive o a personale in collettiva poi preferiscono sottolineare, rimarcare questa loro presenza allo spazio espositivo San Marco con un articolo a loro dedicato, soprattutto dedicato alle loro opere e alla loro biografia. Vorrei che anche in questa occasione, e soprattutto perché è un'occasione che cade nei 700 anni della morte di Dante Alighieri, come sempre il dottor Chiostri regalasse ai nostri telespettatori una piccola pillola critica per invitarli a venire a vedere queste opere. Sì, come diceva Fabrizio, mostra dedicata al grande Dante Alighieri. Parliamo circondati da ritratti, interpretazioni della Divina Commedia. Credo che la Divina Commedia, al di là della sua complessità, al di là della sua melodia, però sia effettivamente molto pittoricamente molto stimolante. Dai grandi illustratori ai nostri pittori oggi non c'è artista che a un certo punto della sua carriera non si sia cimentato con Dante, soprattutto con quello che Dante ha cantato nella sua commedia. Come diceva qui Fabrizio, alle pareti ci sono tanti artisti che abbiamo già incontrato e conosciuto sulle pagine della Toscana e che si sono prestate a questa mostra dedicando dei quadri, proponendo dei quadri proprio dedicati a questa mostra, a questo spazio espositivo che oggi riapre. Questa è una riapertura, prossimamente spero e credo che saremo ancora qui e credo che ci sarà una continuità. Questo fatto delle mostre a tema è particolarmente stimolante perché ci dà modo di vedere le diverse sensibilità, cioè i diversi modi in cui la Divina Commedia ha ispirato questi nostri artisti. Qualcuno ha ritratto Dante, qualcuno le scene, dimostrando tutti di conoscere questa immensa opera con la quale ci siamo tutti confrontati, particolarmente noi che viviamo a Firenze, ma ovviamente nella sua grande universalità. Quindi un grande successo di questa mostra, ci sono tante opere significative con diverse forme espressive, direi che un po' tutte le forme espressive che conosciamo sono qui rappresentate e consiglio assolutamente di venire qui in via San Zanobi a vedere sulle pareti Dante, quello che Dante ci ha raccontato e quello che è stata la interpretazione della commedia da parte dei tanti artisti che sono oggi qui presenti e hanno contribuito al successo di questa esposizione. Non potevamo organizzare un omaggio a Dante Alighieri senza avere, oltre che le tante immagini che la regia vi ha proposto, anche un contributo da chi Dante lo frequenta e lo presenta al proprio pubblico da tantissimi anni, anche se è un giovanissimo attore che i nostri telespettatori hanno imparato a conoscere proprio tanti anni fa. E poi è sempre stato un nostro assiduo frequentatore degli incontri con l'arte. Si tratta di Alessandro Calonaci, molti celebri passaggi, molte terzine della Divina Commedia le ha donate ai nostri telespettatori negli anni passati. Chi vorrà risentire questa interpretazione potrà andare sul nostro canale YouTube e le troverà. Ricordiamo Paolo e Francesca, insomma, i passi più popolari, nel senso più conosciuti e divulgati a livello popolare. Stasera gli abbiamo chiesto di fare un qualcosa di inedito per i nostri telespettatori e sentiamo lui cosa ha scelto per voi e per noi. Io intanto ringrazio il caro Fabrizio per aver detto che sono un attore giovane, in realtà domani compio 48 anni, quindi siamo ben oltre il mezzo del cammin di nostra vita. Scelgo uno dei brani che quest'estate, insieme a Giulio Stracciati alla chitarra, il grande Stracciati, uno forse il più grande chitarrista jazz che noi abbiamo in Europa, è un brano, è il Canto di Ulisse, il 26esimo, che farò in questo recital
che in Toscana e anche a Roma reciterò. Il canto di Ulisse, il 26°. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando pur come quella cui vento affatica. Indi la cima qua e là menando come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta prima che si Enea la nomasse, né dolcezza di figlio nella pieta del vecchio padre, nel debito amore lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore, chi ebbi a divenir del mondo esperto e dei vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi, infin la Spagna, fin nel Morrocco, e l'isola di Sardi e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e i compagni eravam vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove Ercule segnò li suoi riguardi a ciò che l'uom più oltre non si metta. Della man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. I miei compagni feci io sì aguti con questo raccion pizzolo al cammino che appena poscia li avrei ritenuti. E volta, nostra poppa nel mattino, teremi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, il nostro tanto basso che non sorgea fuor del marinsuolo. 5 volte era acceso e tante casso lo lume, era di sotto dalla luna, poiché entrate eravam nell'alto passo, quando apparve una montagna bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù. Come altrui piacque, infinché il mar sovra noi richiuso. Molte delle opere in esposizione hanno fatto riferimento a terzine o anche a semplici versi della Divina Commedia, sia del Purgatorio, dell'Inferno che del Paradiso. Fra queste opere ce n'è una della scultrice e pittrice senese Vittoria Marziari, che ha estrapolato una parte di una terzina dal 10° canto del Purgatorio. Avendo l'opportunità di avere presente oggi, nel giorno dell'apertura al pubblico della mostra, l'attore Alessandro Calonaci, anche se è un brevissimo verso, preferirei che fosse interpretato da lui.
non vi accorgerete voi che noi siamo vermi, nati a formar l'angelica farfalla che vola alla giustizia senza schemi. Presente all'inaugurazione della mostra il professor Ugo Barlozzetti, al quale vorrei chiedere un giudizio su questa mostra collettiva che celebra i 700 anni, quindi un anniversario soprattutto per Firenze importantissimo della morte del ommai conosciuto come sommo poeta, e poi vorrei, da storico dell'arte, che ci ricordasse i 700 anni ininterrotti. Ovviamente lo possiamo fare questo nei pochissimi minuti che ci concede lo spazio di un'intervista televisiva, ma per 700 anni gli artisti di qualsiasi livello si sono sentiti spronati a confrontarsi non con un testo letterario, ma con un universo ovviamente politico, spirituale, letterario. È un universo che è stato ed è operante ancora oggi. Pensavo proprio mentre stavo venendo qua per vedere questa iniziativa, che è benemerita perché vuole rilanciare attraverso le personalità più diverse, senza una dimensione che voglia accentuare un aspetto o meno, ma per cogliere l'ispirazione che può dare oggi a un artista di oggi la vicenda di Dante. Qui, centrata quasi esclusivamente sulla Divina Commedia, ma Dante è stato molte cose, a partire dal nostro linguaggio che stiamo un po' perdendo grazie a troppi giornalisti, dove si dice ok, non si dice sì. Pensare che Dante parlava dell'Italia come della terra dove si suona, adesso suona l'ok, ma questo è un altro discorso. Questo per riportarci alla centralità di un personaggio che è di una modernità sconcertante, proprio per essersi messo come persona all'interno di un meccanismo logico quale la filosofia atomistica, e cogliere da questo il rapporto con il suo esistere. Io ricordo delle parole importanti in un saggio importantissimo come quello di Auerbach su Dante, e ricordo anche come per quella opera tradotta, quando fu tradotta in italiano, la copertina che riguardava l'illustrazione del Botticelli per quanto riguarda il paradiso dantesco. E qui c'è il rapporto dell'arte, delle tecniche della comunicazione visiva con Dante, da Giotto, il ritratto, e tornare a un pilastro dell'età del Rinascimento come è il nostro Duomo, e all'interno di questo c'è la luce di Dante in quell'opera che illustra, proprio del 1465, di Domenico di Michelino, che fa vedere il rapporto tra Dante, il suo poema e la città di Firenze. E in questo riconoscimento, in questo rapporto così forte con le tecniche della comunicazione visiva, possiamo anche cogliere il rapporto che il maestro volle con, in realtà, innanzitutto una delle arti, la musica, e perché le tecniche della comunicazione visiva fu forse proprio Dante a sottolinearne l'importanza e il ruolo, sia come pittura sia come scultura, e d'altra parte sono gli anni di Giotto e di Arnolfo Di Cambio e di Giovanni Pisano. Quindi questo elemento che noi ritroviamo con forza, e basterebbe andare a vedere a Sant'Andrea, a Pistoia, il pulpito di Giovanni Pisano, per capire il senso, il rapporto che si stabilisce in quegli anni tra l'umano e il senso della parola e la necessità di tradurre questa in elementi che possano comunicare attraverso questa dimensione anche molto problematica data dalle tecniche della comunicazione visiva. Citato Botticelli, ma Dante poi ha avuto, soprattutto nel corso del 1800, dall'età romantica in poi, una centralità e un rapporto formidabile con le tecniche della comunicazione visiva, e vederle riprese anche
il limine tra 800 e 900, attraverso anche tutto quello che è il mondo dell'illustrazione che anche l'editoria ha favorito, noi possiamo vedere il rapporto che si stabilisce tra le generazioni e la difficoltà di oggi di cogliere fino in fondo il rapporto con la parola, tra la parola e l'immagine. Vediamo che ci sono delle esperienze che tendono a superare questo rapporto e cogliere soltanto nell'idea il centro, la centralità dell'esperienza creativa. E quindi ritrovare qui in quest'angolo di Firenze personalità diverse, anche con diversissimi linguaggi, cercare di avvicinarsi alle tematiche del rapporto dell'illustrazione con l'opera e l'ispirazione con l'opera di Dante è un fatto estremamente complesso, ma che rivela una volontà di partecipare a questa esperienza straordinaria che la lettura e la traduzione della parola del poeta. Quindi è una testimonianza, oserei dire, commovente della sensibilità che questa città continua ad avere ai livelli più diversi con chi ha dato un contributo non solo all'Italia, ma veramente alla dimensione dell'umano, che mai come oggi va recuperato per la necessità che di fatto il confronto non soltanto con il Covid, ma con l'ambiente, con quella che è la catastrofe devastante del consumismo, invece l'arte può ribaltare nel mondo appunto della liberazione dalle dipendenze che il consumismo crea. Grazie. Allora, abbiamo con noi Mario Russo, che conosciamo da tempo, ricordo anche la sua bella esposizione alle Giubbe Rosse. Mario Russo sta facendo un percorso nuovo, ora un percorso di sperimentazione, però in occasione di questa mostra ha portato questo quadro, l'argomento è ovviamente in sintonia con quello che è il tema di questa collettiva. È un quadro ricco di simbologie, ma di questo credo che voglia parlare lui stesso. Ma lo seguiremo ancora, perché, come ripeto, in questo momento lui sta facendo delle cose molto interessanti, una nuova pittura, e questa forse è la sua caratteristica peculiare, cioè la continua ricerca di nuovi orizzonti, di nuovi traguardi. Mario, raccontaci allora questa opera dedicata ovviamente l'Alighieri. Riguardo quest'opera, più di tanto non si attiene tanto alle ultime scomposizioni che ho fatto e le ultime ricerche moderne, diciamo così, riguardo al futurismo, diciamo, futurismo cubismo insieme. Qui, diciamo, ho ripreso un po' il vecchio figurativo, però perché secondo me rendeva meglio un po' per la caratteristica della mostra, insomma, riguardo l'anniversario di Dante Alighieri. Dante, diciamo, un inferno metropolitano, come l'ho chiamato, in una specie di caratteristica moderna, diciamo, no? Qui ci ho applicato una foto e basta, poi per il resto è tutto dipinto, diciamo, così rende meglio un po' la parte moderna. È un Dante parecchio accigliato, vedo. È un Dante? Parecchio accigliato, ci guarda storto. Sì, guarda dall'alto, capito? Guarda dall'alto che succede oggi. Che succede? Perché... Però già pronta la porta per mandarci tutti... Sì, sono già tutti belli e pronti. Per l'inferno, Per mandarci all'inferno, per mandarci. Vai, vediamo se qualcuno si salva nel purgatorio, però, dai. Speriamo, per ora... Grazie a Mario, grazie. Bene, grazie. Abbiamo con noi Rosita Comparini con queste due sue opere con le quali partecipa a questa collettiva allo Spazio San Marco. Sono due opere di grande effetto, entrambe su pietra. Quindi è una cosa nuova, una cosa che non si vede spesso. Come mai questa scelta di dipingere sulla pietra? Perché mi piace fare un po' le cose strane.
Allora ho visto questa pietra e ci sono andata con questa arte fluida, proprio moderna, ecco. Allora ce l'ho vista bene e così l'ho fatto. Ecco. Che vantaggi ci sono a dipingere sulla pietra? Cioè, vedo che c'è una resa cromatica diversa che sulla tela. Sì, 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 molto diversa. Poi si lavora bene però, si lavora veramente bene e allora ho fatto tante altre cose, però questi due le ho portate a questa mostra così importante. Quindi arte fluida. Arte fluida, sì. Che sarebbe, ce lo spieghi per bene. Lo spiego nel senso che non c'è pennello e si lavora soltanto buttandola giù. Si butta giù i colori e poi si muove e si arriva a questi risultati. Ecco, quindi c'è, anche quando c'è un accenno di figurativo come queste che sembrano fiori, eccetera, comunque c'è una casualità in quello. Sì, che, sì. È una sorta di. Tutto un movimento. Una sorta di dripping sì. Però controllato, perché poi in qualche modo sì, evidentemente sì. Lei lo. È veramente. Questo potrebbe essere davvero dantesco quello superiore. Questo qui è più morigerato, ma quello sopra è davvero un quadro che ci fa pensare a qualche abisso. Poi ognuno ovviamente la pittura vede sì, quello che vuole. Lei che emozioni vorrebbe trasmette con i suoi quadri, con le sue opere? Che emozioni? Di gioia. Che ne ho bisogno. Ne ho bisogno tutti. Allora, ecco. Prossimi obiettivi, prossimi traguardi? Ora c'è con la Sala San Sebastiano. Okay. Ci sono pittura, poesie e racconti. Quindi un insieme di arti sì, tre insieme. Che contribuiscono insieme a dare un risultato, credo, di una forte emotività di cui, appunto, come diceva lei, in questo momento abbiamo particolarmente bisogno. Grazie. Bene, grazie. Volevo ringraziare la signora Lucia Raveggi e il signor Borghini per le loro gentilezze. Veramente grazie. Buonasera, sono Alessandro Lombardi. Innanzitutto un ringraziamento a Lucia Raveggi e a Fabrizio Borghini che hanno permesso, nonostante tutto e tutti, di ridar vita a queste manifestazioni. Il tema affascinante ed intrigante che ho cercato di svolgere prendendo spunto da dei passi della Divina Commedia. Qui in alto ho fatto questo quadro con un passo dell'Inferno, perché come in sulla cerchia tonda Monteriggion di torri si circonda, e ho dipinto questa visione della nostra splendida Monteriggioni in una mattinata di prima estate. Acrilico, olio e caffè. Il libro è dipinto e anticato con il caffè. E poi questo secondo quadro, che invece prende spunto da un passo del Paradiso, saprai come sa di sale lo pane altrui e come duro calle lo scendere e salire per l'altrui scale, è un duro calle salire e scendere per queste scale un po' complesse. Vi ringrazio e venite a vedere la mostra che è bellissima. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie alla mia amica Lucia e a Fabrizio. Ogni tanto con queste mostre è una soddisfazione che mi rende vivo. Per esempio, diciamo, questo quadro che gli dà un omaggio a Dante, anche se Dante si vede poco, però per me è l'Inferno e Dante è lì che pensa e dirà che chissà che succederà. Poi per il resto ci saranno altre mostre, io spero di intervenire. Vi saluto tutti e grazie. Allora, buonasera a tutti, ringrazio Lucia Raveggi che mi ha invitato a questa manifestazione su Dante, e come già dicevo l'altra volta, il primo Dante che ho portato in esposizione, quello nel mezzo tronco, appunto il Dante si chiedeva in che mondo siamo, in che girone siamo, quindi riguarda prettamente il nostro periodo che stiamo attraversando. Io mi diletto ad assemblare i legni, come ben si può vedere, cercando di dargli un significato che riguardano le varie scene e i vari personaggi. Il secondo Dante, che rappresenta la Divina Commedia, il terzo canto dell'Inferno,
è perché fin dal liceo mi ha sempre attratto questo personaggio di Caron Dimonio, e più che altro è la fine di queste terzine, quando il maestro Virgilio dice, rivolta a Caronte: Caron Dimonio, non ti crucciare, vuol sì così colà dove si puote, e più non dimandare. Ecco, questa è una scena che sempre mi ha attratto, perché fa vedere queste anime desiderose di attraversare il fiume per avere una collocazione finale nell'inferno, chiaramente, perché c'è la porta dell'inferno. Di nuovo penso di aver rappresentato il nostro sommo poeta in una maniera semplice ma spontanea. Ringrazio tutti, buonasera. Sì, buonasera, sono Bruno Anzilotti. Ho voluto raffigurare l'inferno, che la diritta via era smarrita, uno dei primi canti di Dante, e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Praticamente qui ho voluto raffigurare un bosco dove non ci si possa andare, un bosco che non si può camminare, e mentre lì, e quindi usciva di vedere le stelle, oltre che alla notte, ho voluto raffigurare il principio dell'alba nel segno di un nuovo giorno, praticamente. Sono Chiara, sono una pittrice per diletto, ma non di mestiere. Partecipo alle mostre organizzate da Toscana Cultura già da un po' di tempo, e stasera ho portato questi due lavori in occasione della mostra dedicata a Dante. Il primo rappresenta Piazza Santa Croce, dove c'è il monumento dedicato a Dante per i 600 anni della sua nascita, e il secondo invece è il chiostro della Basilica di San Francesco di Ravenna, dove c'è appunto la tomba di Dante. Quindi diciamo che ho voluto ricreare un po' il percorso di Dante dalla nascita fino alla sua morte. Sono due acrilici su tela, entrambi. Diciamo che mi piace fare un lavoro di questo tipo, mi piace mettere in contrasto i colori fra loro e sperimentare i vari accostamenti, e soprattutto il contrasto fra il colore, il bianco e il nero, come possiamo vedere in questo quadro qui sopra. Ho creato, diciamo, questa figura di Dante che passeggia all'interno del chiostro, un po' evanescente, come se fosse, diciamo, lo spirito di Dante che è rimasto fra noi a portare la sua cultura e le sue opere. Salve, sono Flavio Benvenuti. Spero che le opere parlino da sé, perché sono abbastanza evidenti. La mia è stata, l'intenzione era di ribaltare un po' l'immagine che abbiamo di Dante, quella che viene più diffusa, di un Dante corrucciato, giustizialista in tutti i sensi, che divide tutto nel bene e nel male, che condanna. Ecco, io ho pensato che forse ci aveva anche una forte dose di ironia questa persona, e quindi un Dante fa l'occhiolino, e qui c'è un po' la mia conoscenza di qualcosa della grafica digitale. Basta. Sono Lorenzo Sensi, questi sono i miei tre quadri. Questo è un quadro che ho fatto in età giovanile, negli anni 70, raffigura una zona di campagna del Casentino, e qui ho voluto fare un'immagine di quando da ragazzo si andava in campagna con i genitori e si facevano le famose merendine con la famiglia. Questo quadro qui invece l'ho fatto di dicembre passato, e l'ho ripreso, ho fatto una foto la sera andando a camminare nella zona vicino a Bibbiena, e ho fatto una foto, c'era questa luna e si vedeva sullo sfondo la Verna innevata. Questo è il titolo, è Luna sulla Verna. Quest'altro quadro invece l'ho fatto nel 2011, è un quadro che l'ho fatto per l'anniversario dell'Unità d'Italia, e ho voluto un po' dare un elogio alla bandiera italiana, e raffigurando queste immagini di immigrati clandestini che sbarcano in Italia,
tutti disperati, alcuni muoiono, insomma un'immagine che è ancora attuale, però questo quadro ha voluto un po' dare, come si dice, un riconoscimento all'Italia, alla bandiera italiana, che nonostante tutto è il primo a accogliere questi migranti e spesso sono dimenticati invece dagli altri paesi europei. Allora, questo è un dipinto che io ho fatto tanti anni fa, ero al primo anno d'Accademia di Belle Arti e il mio babbo, per invogliarmi a continuare a dipingere, perché io facevo scenografia, mi commissionò questa copia. Quindi questa è una copia di opera antica, mentre invece io avevo accomunato a due paesaggi di Firenze, che poi vedrete, che sono invece molto più luminosi e con una visione ridente, diversa dalla visione dantesca, poiché Dante con Firenze ha avuto un bel contenzioso. E quindi ecco perché questa doppia visione di un'epoca e di una città. Grazie, io sono Eloisa Scultetus. Poco fa, nel suo primo intervento, Alessandro Calonaci ci ha ricordato che domani è il suo compleanno e quindi noi gli chiediamo di farsi un regalo di compleanno, cioè regalare a se stesso, ma egoisticamente a noi presenti, ai nostri telespettatori, un altro passo importante della Divina Commedia. Non sappiamo quale sarà, ma sappiamo che anche questo è uno dei tuoi cavalli di battaglia. Allora, non lo presento nemmeno, perché questo è come il Conte Ugolino, il 33esimo dell'Inferno, tutti lo conoscono, non siamo nell'Inferno. È la preghiera più bella, forse il pezzo più bello letterario e poetico che uomo abbia mai scritto, che serva da augurio per uscire da questo periodo che oramai ci imprigiona in una miseria senza fine. Speriamo di vedere, che sia di buon auspicio per vedere davvero un'uscita da questo periodo buio, che sia una luce che rompe il buio. Non appena parto capirete di cosa sto declamando. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile, alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi in meridiana face di caritate, e giuso intramortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sansali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi che dall'infima lacuna dell'universo infin qui avvedute le vite spirituali ad una supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io, che mai per mio veder non arsi più ch'io fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non sieno scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità co prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani
dopo tanto vedere gli affetti suoi, vinca tua guardia i movimenti umani. Vedi Beatrice con quanti beati per i miei prieghi ti chiudono le mani. Concludiamo il servizio dallo spazio espositivo San Marco in una delle sale dello spazio, quella riservata alla mostra personale della giovane artista russa Kristy Po, un'artista che è già stata presente in occasione di altre selezioni operate da Lucia Raveggi proprio in questo spazio espositivo, però con meno opere. Ora ha deciso di presentarne molte di più, lo state vedendo dalle immagini, perché dopo la presentazione del suo libro, un libro di poesie molto molto particolare che magari vorrei, essendo una critica letteraria, che ne parlasse magari anche un'altra volta, lo abbiamo già fatto per i nostri telespettatori, la dottoressa Erika Bresci, che sarà qua ogni giorno ad accogliere i visitatori e accompagnarli alla visita di questa mostra, che è una mostra che ha evidenti rimandi letterari, e quindi Erika sarà pane per i tuoi denti. Ma prima di parlare della mostra vorrei che tu parlassi nuovamente ai nostri telespettatori del talento di questa giovane poetessa e pittrice russa, perché pur essendo giovanissima si è cimentata con una forma di espressione poetica molto rara. Sì, Kristy Po, appunto, io l'ho conosciuta con un libro collettivo, addirittura di poeti pubblicati sempre con Toscana Cultura e Masso delle Fate, e già lì aveva presentato alcuni haiku, che è appunto questa forma di poesia giapponese particolare, perché appunto non permette, diciamo così, grandi possibilità di lasciarsi andare, diciamo così, a descrizioni che possono comportare l'utilizzo di diversi versi. Deve essere, sono tre versi nei quali appunto ha una struttura particolare laico che devono condensare un significato. Quindi, così come ho già detto altre volte, è significativo il fatto che una ragazza giovanissima come Kristy Po sia riuscita a fare questo, perché denuncia una maturità che è abbastanza inusuale in una ragazza così giovane. Così, diciamo, abbiamo visto sempre in questa sala altre opere di Kristy Po, e adesso vediamo cose ancora, diciamo così, diverse. Quindi mi sembra, insomma, di poter dire che è veramente un'artista piena di possibilità, è un'artista poliedrica che sta cercando la sua strada, ma la sta anche trovando, ecco. Benissimo, allora prima di concludere il servizio doverosamente informiamo i telespettatori dei nominativi degli artisti che saranno in esposizione. Ricorda anche gli orari in cui tu sarai qua a guidare i visitatori alla scoperta di questi omaggi a Dante Alighieri. Ricordiamo la durata della mostra e ovviamente il giorno di chiusura settimanale. Allora, la mostra sarà aperta tutti i giorni ad eccezione del lunedì dalle 4 alle 6, anche la domenica, appunto saremo qui ad accogliervi, a farvi fare appunto questo giro in compagnia di Dante, che è ovviamente un omaggio doveroso per i 700 anni, non poteva non esserci una mostra anche di Toscana Cultura su Dante. Ricordo le persone presenti, la mostra appunto sarà aperta tutti i giorni fino al 4 di maggio. Ricordo gli artisti presenti sono Bruno Anzilotti, Joanna Anston, Mauro Baroncini, Flavio Benvenuti, Nicola Biagioli, Mirella Biondi, Loretta Casalvalli, Sonia Cecconi, Silvana Cipriani, Rosita Comparini, Grazia Danti, Anna Di Volo, Luciano Faggi, Maria Grazia Fusi, Leda Giannoni, Giusy Gramigni, Alessandro Lombardi, Roberto Loreto, Roberto Martignoni, Vittoria Varziari, Chiara Piccardi, Mario Russo, Eloisa Scultetus, Lorenzo Sensi, Romano Sestito, Grazia Tomberli. Appunto in questa sala è la personale di Kristy Po, sono presenti le digisculture di Andrea Tirinnanzi e la mostra in permanenza della scultrice Silvia Lowe.